Quando ve lo volete concedere, se ve lo volete concedere, concedetelo che si campa una volta sola. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo nel mio secondo canale e siamo qua per fare la ricetta della carbonara fit. Con questa cucchiarella non vi voglio minacciare, insomma, guarda la cucchiarella, mi ricordo sempre quando ero piccolino. Piglia cucchiarella, fa brava. E quindi mi spaventa, è tipo per me una pistola, un coltello, quindi no, vabbè. Lasciate perdere tutto. Iniziamo subito. Quello che vi volevo dire come premessa, so già che magari qualcuno lo dirà nei commenti, questa carbonara che vi voglio far vedere è la mia carbonara, la mia versione carbonara, quella che faccio io. Come sapete, io faccio un'alimentazione molto proteica, perché comunque mi alleno, faccio bodybuilding, quindi questa per me è una carbonara healthy, fit, light, molto più leggera, più sana e meno calorica di quella tradizionale, perché vi faccio vedere, non andremo a usare la pancetta, non faremo il soffritto, quindi è molto leggera, fa meno male alla salute, è più leggera, più digeribile, più sana, ma anche più light, più dietetica. Però non è una carbonara vegana, quindi cosa importante, non è vegana, ma è semplicemente come poter mangiare questa carbonara, la potete mangiare tipo anche una volta a settimana, perché è molto light e molto leggera. Ovviamente mi perdonino tutte le mie follower, i miei follower romani, ovviamente questa carbonara non ha nulla a che vedere con la carbonara tradizionale, che però magari siete d'accordo con me, non è che si può mangiare proprio spessissimo, perché quella proprio fatta originale a Roma, io l'ho mangiata ed è buonissima, è molto grassa, comunque c'è il guanciale che è grasso, fa male, oltre alla questione ingrassare, eccetera, fa proprio male alla salute, quindi ogni tanto ci sta. Io quando vengo a Roma, carbonara, non me la faccio mai mancare, da buona napoletana io amo la carbonara ed è proprio per questo che ho inventato questo piatto, perché lo voglio mangiare spesso, perché mi piace, quindi ho fatto una cosa sana, light, che una volta a settimana ve la potete mangiare, soprattutto se vi allenate, è ricca di proteine, di energie e veramente ci dà quella botta per non mangiare sempre riso e pollo. Molti sportivi mangiano sempre riso e pollo, anche la pasta si può mangiare. Questa ricetta è veramente ottima, ragazze. Iniziamo subito! Ho fatto un intro molto lunga, però ci tenevo a spiegare sta cosa, perché come sapete il mio canale è un canale che di ricette sane, leggere, diciamo healthy. Quindi è inutile che voi venite a dire se faccio la ricetta della carbonara. Ma la carbonara io la voglio originale, senza guanciale, non è carbonara. La mia piadina, io sono romagnola, senza lo strutto. Lo so. E sono napoletana, la pizza senza mozzarella, per esempio, non è pizza, è ovvio. Però cerco di fare delle versioni light. Ovviamente se venite a Napoli la pizza ve la dovete mangiare. In Emilia Romagna piadina originale con me, con lo strutto. A Roma carbonara, quindi lo sappiamo bene. Però insomma nel quotidiano cerchiamo delle versioni sane. Poi quando ve lo volete concedere, concedetelo che si campa una volta sola. Ok. La cosa bella di questa ricetta, ragazzi, è che veramente oltre a essere... vi dicevo, è che oltre a essere sana, light e leggera, è anche molto facile, veloce, non si sporca, solo una pentola fa tutto, quindi cosa fantastica, veramente non perdete tempo e non dovete lavare i piatti. Quindi mentre l'acqua con la pentola qua aspetto che bolle, nel frattempo mi sbatto le uova. Io metto, devo farla per due persone, e metto 3 uova intere, quindi è come se fosse 1,5 uova ciascuno. Quindi metto 3 uova intere, ne ho messe 2, ne metto un'altra, uova bio fresche ovviamente. Non metto tantissimi tuorli per evitare di avere una cosa troppo calorica, perché comunque il tuorlo è grasso e troppo colesterolo. E per averla ancora più proteica aggiungo anche un po' di questo qua, che sono i bianchi d'uovo, quindi gli albumi. Ovviamente voi se non avete questo va bene semplicemente mettere 1 o 2 uova a testa e avete fatto. Faccio così, ci metto anche un po' di... Questo piatto io faccio primo e secondo, quindi piatto completo, proteine, carboidrati e grassi, c'è tutto. Nelle uova ci aggiungo un po' di pepe, pepe nero macinato, un po' di sale rosa, che sapete che utilizzo sempre e solo il sale rosa dell'Himalaya, e sbatto. Invece della pancetta vado a utilizzare la bresaola, che se siete sportivi lo sapete che è ricca di proteine ed è molto sana, perché comunque è senza grassi invece della pancetta, quindi ci vado a mettere la bresaola. Oppure potete anche utilizzare, vi consiglio, il prosciutto crudo semplicemente, o anche lo speck. Ad esempio lo speck però dovete prendere magro e ci dovete togliere tutto il grasso,
è molto buono perché dà un senso affumicato. Infatti io di solito faccio così: ci metto abbondante bresaola, che è quella più leggera, light e tutto. La prendo semplicemente così, molto velocemente, lo faccio a tipo pezzettini, striscioline, insomma così, molto velocemente, non vado alla forma, vado molto così, veloce, insomma, perché quando la faccio, rido, perché quando la faccio tengo fame, talmente fame che faccio le cose così, velocissime, più veloce della luce. Ah, pure il prosciutto cotto potete mettere quello che volete. Diciamo che questi qua più leggeri sono il prosciutto cotto, la bresaola, però anche il crudo e lo speck, se ci togliete tutto il grasso, comunque sono abbastanza magri. Per renderla un po' più saporita ci metto giusto due fette di speck, questo qua, ci tolgo tutto il grasso, che dà quel sapore proprio un poco affumicato della pancetta, quindi è buona sta cosa. Però a volte, vi ripeto, non avevo la bresaola, l'ho fatto solo con lo speck o anche col prosciutto crudo, viene sempre buono. Quello che ho in frigo, quello ci metto, insomma, mi adeguo. Ok ragazzi, adesso che sta bollendo, andiamo a versare la pasta. Eccola qua, l'ho già pesata. Io scelgo di fare una versione ancora più sana, pasta integrale, questa qua spaghetti integrale biologica, ovviamente qualsiasi tipo di pasta, come sapete anche io l'alterno, non la mangio sempre integrale, che è ricca di fibre e ha un indice glicemico più basso, quindi è più sana, ma spesso la mangio anche quella bianca oppure la pasta di Kamut, cerco di variare un po'. Consigliati oltre gli spaghetti anche i bucatini, spesso faccio i bucatini e quelli là sono per forza bianchi perché integrali non l'ho mai trovati. Comunque adesso vado a buttare quindi la pasta. La butto nella pentola, non nella spazzatura, se no poi ci mangiamo. Eccola qua, la vado. Abbiamo quasi finito, veramente non ci vuole niente. Ecco qua, quindi la pasta l'ho scolata, adesso metto nella pentola. Questa qua vi serve una pentola che è così, antiaderente. Queste qua fatte in questo modo sono ottime. Ci faccio qua dentro anche il sugo, cioè praticamente qua dentro. Io vado a mettere il mio salume tagliato a pezzettini e lo faccio un pochino tostare così, senza metterci olio o nulla, lo faccio semplicemente riscaldare pochi secondi e ci aggiungo direttamente anche la pasta. Ci verso la pasta a fiamma bassa, giro con una cucchiarella in modo che prenda tutto il sapore. Prima di versarci l'uovo ci metto anche un po' di aglio in polvere, che dà molto sapore questo qua, oppure potete mettere anche uno spicchietto e poi lo togliete. Ci verso le uova, vedete? Giro anche un po' così, molto semplicemente, e abbiamo già finito. Ecco qua. Questa è un'invenzione che ho fatto da quando l'ho fatta, pure mia sorella se la fa sempre, mia mamma, mio padre, tutti quanti, è una scoperta fantastica. Adesso, come vi piace voi, se vi piace più a frittatina, cioè più cotto l'uovo, lo fate cuocere un po' di più, se no spegnete sotto e continuate a girare. La vera carbonara si fa un po' più liquido, non si fa proprio a frittatina, però a noi proprio crudo non ci piace, quindi preferiamo farlo cuocere un po' di più. A questo punto aggiungo un po' di parmigiano grattugiano, questo parmigiano grattugiato se vi piace, o pecorino, danno un buon sapore alla nostra pasta. Ecco qua, è pronta la nostra pasta, adesso la mettiamo nel piatto. Ma prima mettiamo un filo di olio a crudo, l'extravergine d'oliva, che diventa buonissimo senza soffriggere, avete visto? Così non ci fa male, è buono. Ecco, vado a mettere nei piatti e il pranzo è servito. Ecco qua, un bel piattone di carbonara fit healthy light, buonissima. Parmigiano e pecorino all'occorrenza, se vi piace lo mettete sopra. Spero che questo video vi sia piaciuto e mi raccomando, se vi è piaciuto lasciatemi un bel pollice in su e taggatemi nelle vostre foto, ricette su Facebook e su Instagram. Vi mando un bacio grande, ciao.